lavoravo alla protezione animale, in un canile non lontano da Sisters. Avevamo un centinaio di cani, soprattutto randagi. Ma alcuni avevano padroni. Questo posto non mi è mancato. Ah, lei guarda, troppo tardi per la bonifica palustre. Che peccato, eh? Schizzo. Schizzo, schizzo. A proposito di schizzo, cosa ti avrà fatto tutto il giorno? Cazzo. Ok. Ah, guarda quanti arretrati. Sarò bloccato qui. Compri qualcosa? Ehi, Ricky, mi ricevi? Ascolta, sarò via per un po', potresti coprirmi? Schizzo si chiederà perché non sono di turno alla palude, oddio sa dove. Dick, che succede? Boozer, cazzo, depresso, parla con lui. Ho una mezza idea per tirarlo su. Cosa pensi di fare? Non sono sicuro, ma avevo pensato di salire a Monte Oliri, prendere la sua moto e riportargliela. È un viaggio lungo a piedi. Inventerò qualcosa. Comunque, mi coprirai o no? Certo. Grazie, Ricky. Chiudo. Dick, hai trovato quelli che hanno sparato al cancello e sono fuggiti? Ehi, Mike, sì. Li ho trovati e credimi, non torneranno. Non ti sembra che la situazione stia peggiorando? Il numero di predoni e randagi in zona, intendo, senza offesa. Ma figurati, hai ragione, Mike, la situazione è peggiorata, sai. Penso che... O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Qui O'Brien. Mi ricevi? Sì, allora cos'è successo? Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo. Ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma... non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Credo che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla dopo l'operazione. Devi... piazzare un rilevatore sull'elicottero, sì, ho capito. In più vuoi informazioni sul genio con la tuta d'astronauta, ok? Altro? Sì, vedi di non farti sparare. L'alice trasmittente era ancora accesa prima. Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato brado da 2 anni, scontrate.
scambiandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo? Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, è così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono... sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno, ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio. Già, bello schifo. Fai indossare lo stesso paio di calzoni a un babbuino per 2 anni. Santo cielo. Sei chiesto perché le aree un tempo abitate in un reno di furiosi? Non ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia perché nei loro crani deformi forse sopravvive l'ombra del ricordo di ciò che erano un tempo. Merda, non penserete siano ancora consapevoli? Significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuova giornata di massacri e merda nei pantaloni. Ma perché i cervelloni perdono tempo con questo schifo? Spero sia quello che volevi, O'Brien. Ok, ora devo solo andarmene da qui. È già mezzogiorno. O'Brien, ricevi? O'Brien! Aspetta. Ok, ci sono. Ho spiazzato il rilevatore e trasferito i dati. Era un ricercatore o una ricercatrice? Cosa? Perché? Era un uomo o una donna? Ah, era una donna e no, non so dirti il nome. Ok, ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Huh?